Cavare Direi, consorzio CCN, si presenta oggi il nuovo consiglio direttivo. Con quali propositi rispetto all'anno che ci stiamo lasciando alle spalle? Salve, buongiorno a voi. I propositi sono tantissimi, speriamo di seminare bene e sicuramente diciamo che ci siamo lasciati alle spalle una bellissima eredità, quella degli ex presidenti di Aldo Trezza e Gigi Trotta. E oggi in questo momento penso che possiamo partire già da un punto fermo. Gli auspici ci sono, abbiamo formato un bel direttivo di tutti i giovani e quindi ce la metteremo tutta per farla funzionare. Può descriverci chi sono i nuovi componenti? I nuovi componenti del direttivo sono 7 e sono Enzo Altobello, sono Alfonso Vitale, Raffaele Senatore, Della Mura, aspettate un attimo, perché i nuovi componenti del consiglio direttivo? Sì, i nuovi dirigenti del consiglio direttivo sono Vincenzo Altobello, Vincenzo Della Mura, Vincenzo Rispoli, Raffaele Senatore, Antonio Sorrentino e Alfonso Vitale. Che bilancio possiamo tracciare del 2014 del Centro Commerciale Naturale? Bilanci sicuramente attivi, anche perché abbiamo avuto anche un finanziamento dalla Regione Campania e ci aspettiamo ad averne anche altri, ma questo è l'ultimo obiettivo che si propone di fare il consorzio, anche perché i prerogativi sono quelli di trovare, diciamo, delle alleanze come partner comune e altri enti tipo la Metelle per i parcheggi o anche delle pubblicità attive, e quindi praticamente allinearci con tantissimi partner in modo da che questo consorzio possa funzionare bene. Sindaco, oggi si sono presentati i nuovi vertici del Centro Commerciale Naturale, del Consorzio del Centro Commerciale Naturale, un'opportunità per il mondo del commercio cavese, non solo per questo settore, di crescita insieme. Sì, approfittando di una legge regionale che consente la organizzazione di questi centri commerciali naturali, qui a Cava è nato un consorzio per iniziativa di commercianti, professionisti, società di servizi, che devo dire fra le pochissime in regione è riuscita ad attingere questi fondi e anche a spenderli entro i termini. Il Comune a sua volta ha partecipato a questa iniziativa con propri fondi e attingendo a finanziamenti regionali, grazie ai quali proprio in questi giorni si stanno vedendo i cestini nuovi nel centro, nell'antico Borgo Porticato, si stanno impiantando una decina di totem informativi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un bagno pubblico nei giardini di San Giovanni che sarà a disposizione di tutto il centro storico e così via. Insomma, una iniziativa che vede i privati e l'ente locale operare in stretta sinergia per creare le condizioni di un rilancio effettivo e durevole dell'attività commerciale. Come ho avuto modo di dire durante la conferenza stampa, il commercio è in qualche modo la cartina al tornasole dell'economia. Quando l'economia va bene, il commercio va bene, quando ci sono difficoltà o crisi economica, il commercio è il primo a soffrirne, però proprio nei momenti di difficoltà o di crisi come questa bisogna organizzarsi, fare squadra e creare le condizioni per garantire una migliore offerta. Una volta a Cava si veniva dal Cilento, io ne ho ricordo diretto o indiretto, si veniva da tutte le parti della Regione Campania per spendere, oggi questo fenomeno si è un po' ridotto, se non per alcuni esercizi storici. Si tratta di dare un'offerta migliorativa che invogli le persone a venire a spendere a Cava, che è un vero centro naturale commerciale, nel senso che con i suoi portici rinascimentali, se ben organizzato, può offrire veramente dei servizi come un attuale supermercato. Era un supermercato ante litteram, i nostri antenati ci hanno lasciato questa Ferrari, ora sta a noi saperla guidare nella giusta direzione.